300 aziende partecipanti e migliaia di buyers stranieri provenienti da 130 paesi, si è chiuso alla Fiera di Rimini dal 5 all'8 novembre l'appuntamento con Ecomondo 2019, la Fiera Internazionale del Recupero di Materie ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile. La 23esima edizione della manifestazione, Leader in Europa per l'Economia Circolare, ha registrato una crescita del 24% della partecipazione degli operatori internazionali rispetto al 2018. Numerose le visite allo stand dell'Emilia-Romagna, che ha ospitato incontri e presentazioni, dai laboratori didattici alla sintesi dei dati della regione su programmazione territoriale, trasporti e ambiente, alla comunicazione di obiettivi e risultati di progetti europei o dell'osservatorio Green Air, per un confronto con le politiche in atto a livello comunitario e nazionale. Di particolare interesse è anche l'incontro delle imprese del Premio Innovatori Responsabili 2019 con le start-up attive nel settore della Green Economy e l'assessore regionale alle attività produttive, economia verde, ricostruzione post-sisma Palma Costi. Per la realizzazione delle strategie energetiche messe in campo dalla Regione, il Programma Energetico Regionale è affiancato dal Piano Triennale di Attuazione 2017-2019, finanziato con risorse pari a 248,7 milioni di euro complessivi, di cui 104,4 milioni di euro dal PORFESR 2014-2020. I fondi europei sostengono le imprese della Regione che investono in Green Economy e promuovono anche lo sviluppo di competenze green. Il programma di eventi organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e Ecomondo sottolinea la grande importanza che l'ente rivolge al settore dell'efficienza e del recupero e valorizzazione di materia prima ed energia.